Amici di Manfredonia TV, ben ritrovati per questo nono appuntamento con Il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitaria. Un saluto da Antonio Castriotto, ovviamente, nel quale parlerò di calcio a 11, calcio a 5, basket e volley. È stata una giornata particolare, parto ovviamente dalla Manfredonia Calcio 1932 che ieri nella trasferta insidiosa è riuscita in quella di Ginosa, è riuscita ad ottenere un pareggio dopo essere passata in svantaggio nei minuti iniziali del secondo tempo con il bomber Loconte, che ha segnato ben 9 gol in questa stagione per il Ginosa e poi ha accorciato le distanze con il gol del pareggio con il solito bomber, il capitano Pasquale Trotta, che ci ha tolto letteralmente le castagne dal fuoco. Una partita molto ma molto particolare, nella quale per il Ginosa si segna soltanto un tiro in porta, mentre il Manfredonia nella seconda frazione di gioco dopo il gol del pareggio ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e quindi vincere questo match che avrebbe consentito di tenere le distanze dallo Sly in vista poi del recupero della partita contro il Noicattaro che il Manfredonia Calcio affronterà il 12 di dicembre alle ore 20 allo stadio Miramare. Così non è stato, purtroppo siamo stati sciuponi, almeno quello che è emerso dalla intervista che mi è stata rilasciata da mister Agnelli e che sentiremo ovviamente, ma anche dallo stesso Pasquale Trotta. Ma prima di addentrarci nella disamina della partita, vi leggo i risultati della 13ª giornata del campionato regionale promozione Girone A. Football Club Capurso, Borgorosso Molfetta 0-2, Donuva Calcio 1971, Canosa 0-0, Ginosa, Manfredonia Calcio 1932 1-1, Noicattaro Calcio, Vigor Bitritto 0-8, Norba Conversano 3-1, Norba Conversano, Rinascita Rutiglianese 3-1, Nuova Spinazzola, Asset Labor Gottaglie 1-1, Sporting Apicena, Real City 0-4, United Sly, Castellaneta Calcio 1962 3-0. Per una classifica che vede al primo posto a 37 punti lo United Sly, al secondo posto il Manfredonia Calcio 1932-34, Vigor Bitritto a punti 31, poi Real City punti 24, Borgorosso Molfetta 19, Castellaneta e Ginosa 18, Nuova Spinazzola 16, Canosa, Noicattaro Calcio, Nuova Conversano 15, Asset Labor Grottaglie 15, Rinascita Rutignanese 13, Donuva Calcio 11, Sporting Apicena 8, Football Club Capurso, Fanalino di Coda 0 punti, ha perso tutte le partite sino ad ora disputate. Tornando alla Manfredonia Calcio, come vi dicevo, un Manfredonia sciupone nella seconda frazione di gioco che ha messo letteralmente alle corde il Ginosa. Purtroppo oltre al gol di Pasquale Trotto non vi sono stati altri gol. Avremmo potuto vincere questa partita se fossimo stati un po' più precisi in fase realizzativa. Non sappiamo in effetti chi abbia in qualche modo sbagliato in zona tiro, non abbiamo le immagini, non vi è stata diretta. Tutto ciò che vi diciamo lo abbiamo comunque evinto dalle dichiarazioni che mi sono state rilasciate sia da mister Agnelli che da Pasquale Trotta. Iniziamo ad ascoltare mister Agnelli. Mister Luigi Agnelli, al rientro dalla trasferta di Ginosa, un pareggio per 1-1, a quanto pare, da quello che mi ha riferito il capitano, abbiamo sciupato tantissimo. Sì, io prima di tutto devo fare un plauso ai miei ragazzi che dalla prima giornata di campionato ad oggi hanno sempre dato il cuore, hanno sempre cercato di dare tutto loro stessi dal primo all'ultimo. Quindi questo gli fa onore, perché comunque si sono sempre destreggiati in tutto e per tutto. Oggi avevamo delle defezioni per quanto riguarda sia squalificati che infortunati e comunque siamo riusciti a portare un punto a casa non perdendo la partita. Potevamo portarne tre, loro hanno fatto un solo tiro in porta e questo è da farlo capire, da incidere ancora di più, però noi purtroppo siamo contati. Non è un alibi, però siamo contati. La scelta del 3-5-2, mister, dal primo minuto del primo tempo? Allora, considera che avevo un 2002 che era la prima che faceva da titolare in campionato. Non avevo un altro difensore centrale di ruolo, avevo Bassa adattato come difensore centrale e poi ho messo Mastro Pasqua come centrocampista a fare il difensore, quindi io dovevo tutelare sia il più piccolino e cercare di non far arrivare mai la squadra avversaria al gol, quindi anche alla conclusione. Non sono mai arrivati, un mezzo tiro
basta. Ecco mister, che cosa è mancato oggi al Manfredonia per vincere in trasferta contro il Ginosa, visto che loro hanno fatto soltanto un tiro in porta? A noi cosa è mancato? Secondo me è mancato un ricambio adeguato per questa che era la partita. Non voglio lamentarmi, non è un alibi, non è una scusa che sto cercando assolutamente, anzi devo ringraziare i miei giocatori che dal primo, dalla prima giornata ad oggi si sono sempre impegnati, hanno sempre dato il massimo, però noi siamo forti. Ecco mister, io le devo fare i complimenti anche a nome di tante altre persone, perché leggo i commenti sui social, lei ha lavorato bene fino a questo momento con una panchina che non è molto lunga, infatti si evidenziava oggi a proposito di questo pareggio che ci mancano i rincalzi, magari avessimo avuto più rincalzi forse i giocatori vanno un po' in affanno. Vabbè, sono valutazioni che si faranno sicuramente in questa settimana, perché dalla settimana prossima aprirà il mercato, quindi sicuramente la società, e confido in essa, ci porterà giocatori che ci potranno dare una mano in più, però i ragazzi si sono impegnati tantissimo dalla prima giornata ad oggi, quindi io penso che loro, il complimento maggiore a loro va fatto, non a me. Io ho soltanto sfruttato giocatori che si sono messi in condizione mentali e fisiche per poter dare sempre il massimo. Ecco mister, ultima domanda. Domenica rientra certamente al centro della linea difensiva a Telera. De Filippo lo recuperiamo? Penso di sì, vedremo in settimana. Ha giocato l'ultima mezz'ora, anche perché comunque fino al venerdì non si è allenato, e ho voluto poi provare verso la fine perché ho voluto fare un cambio modulo, passare al 4-3. Infatti lì abbiamo avuto tante occasioni da gol, noi siamo creati anche per giocare con quel modulo, non diciamo anche gli altri, però sì, abbiamo creato tanto e quindi nell'ultima mezz'ora ho voluto cambiare, rischiando anche Leo. Adesso vedremo come starà. Rispetto alla gara dell'anno scorso che abbiamo pareggiato ingiustamente per 1-1, c'è voglia di rivincita, mister? Non c'è soltanto voglia di rivincita per l'anno scorso, ma sicuramente c'è voglia di rivincita per quello che è stata la partita di oggi. Vogliamo continuare a dare sempre il massimo, possiamo fare ancora di più e cresceremo soprattutto dopo la partita che abbiamo effettuato quest'oggi. Grazie mister. Grazie a te. Abbiamo sentito la intervista che mi è stata rilasciata da mister Agnelli, il quale chiaramente si è complimentato con i propri ragazzi per quello che hanno prodotto sino a questo momento del campionato. 13 partite, un solo pareggio e tutte vittorie, una squadra che ha prodotto tantissimo a livello di gol e di gioco. Ieri ha affrontato una trasferta insidiosa, ci può stare di pareggiare sul campo del Ginosa, che ha giocatori comunque importanti, tra cui Lo Conte che ci ha segnato il gol. Anche lo Sly ha pareggiato sul campo del Borgorosso Molfetta per 2-2 e adesso speriamo in effetti di affrontare lo Sly e di vincere domenica prossima alle ore 17 allo stadio Miramare. Lo stadio sarà certamente gremito di pubblico, si attendono circa 4.000 spettatori e speriamo di poter battere lo Sly e poi di superare anche il Noi Cattolo e di essere quindi in prima posizione di classifica. Certamente questa squadra ha prodotto tantissimo sino a questo momento, se consideriamo che ha un organico certamente importante, ma occorrerebbero dei rincalzi non soltanto per quanto concerne gli under ma anche gli over. Uno dei protagonisti fondamentali di questa partita è stato Pasquale Trotta, che come al solito va in gol, certamente tanti gol segnati dal capitano in questa stagione, è stato provvidenziale in diverse partite in trasferta, ci si attendeva evidentemente il gol non soltanto di Trotta ma degli altri componenti del reparto offensivo del Manfredonia Calcio, e chiaramente Trotta ha evidenziato nella intervista che mi è stata rilasciata che abbiamo sbagliato tantissimo, quindi non è che un pareggio prezioso ma una vittoria mancata. Sentiamoci un'intervista che mi è stata rilasciata da Pasquale Trotta. Allora, capitano, si torna da questa importante trasferta, insidiosa trasferta da Ginosa, con un pareggio prezioso a questo punto, visto che eravamo passati in svantaggio. No, sul pareggio prezioso non sono d'accordo, perché il secondo tempo abbiamo sprecato tante occasioni, abbiamo avuto forse 4-5 occasioni nitide per vincerla, siamo stati sfortunati, abbiamo peccato un po' di imprecisione. E quindi niente, prendiamo questo punto, guardiamo avanti e pensiamo alla partita adesso contro lo Sly. Ecco, lo Sly che oggi comunque ha vinto, quindi se abbiamo ancora una partita da recuperare, è comunque una formazione con un cambio di modulo, un 3-5-2, forse si poteva fare meglio. Sì, sicuramente si poteva fare meglio, però oggi è anche vero che c'erano delle defezioni importanti in squadra, cioè ci mancavano elementi importanti come voi sapete, e quindi diciamo il mister si è dovuto
diciamo, arrangiare, inventare un po' una formazione facendo questo 3-5-2 dove poteva dare più garanzie, diciamo, in fase difensiva. Poi siamo andati in svantaggio, nella ripresa c'è stato il cambio modulo dove il mister l'ha letta in questa maniera e siamo riusciti poi a concretizzare prima con il gol del pareggio e poi peccato non aver sfruttato quelle occasioni avute nel finale. Ecco, adesso abbiamo una settimana intera per preparare questo importante match contro lo Sly. Come ci arrivate a questo match? Mi spaventa? Sicuramente ci arriveremo bene, visto che abbiamo, si può dire che questa settimana recupereremo tutti, quindi la formazione sarà al completo. Chiaramente sarà una partita da 3 punti, poi quello che succede succede, però non, sicuramente non comprometterà il campionato perché ci sono tante partite da fare. Grazie mille. È il momento del settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932, risultati importanti conseguiti dalla Juniores che ha battuto l'Atletico Vieste per 6-0 ed è prima in classifica a 17 punti. Gli allievi provinciali del Manfredonia Calcio hanno battuto quelli dell'Accademia in un derby per 2-1 e sono i primi in classifica. Poi per quanto concerne i giovanissimi regionali, la squadra di mister Franco Grasso, il Manfredonia Calcio 1932, ha perso contro la capolista Audace Cerignola per 1-0 in casa ed è ottavo in classifica a 13 punti, mentre l'Accademia hanno battuto fuori casa la Juventus San Michele per 2-1 e sono quinti in classifica a 17 punti. Detto questo, è il momento della Serie D, due partite importantissime, quelle che si sono disputate nel girone H della Serie D per quanto concerne le squadre di capitanata. Il Foggia Calcio è riuscito ad ottenere un importantissimo pareggio sulla capolista, il Bitonto Calcio, 0-0, e il Foggia che ha giocato buona parte del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Salvi, poi vi è stata anche l'espulsione del mister del Bitonto, una gara senza emozioni, sapevamo che la difesa del Bitonto fosse granitica, il Foggia Calcio probabilmente ha qualche problemino nella fase di attacco, nella segnare gol. Anche la scorsa settimana il Foggia ha vinto con un calcio di rigore segnato dal suo capitano Gentile. È un Foggia che è comunque è secondo in classifica dietro al Bitonto a 28 punti, mentre il Bitonto è primo in classifica a 30 punti. Un Foggia che si sta muovendo sul mercato per rinforzare anche il reparto d'attacco. Ottiene anche una vittoria in trasferta il Cerignola sul campo dell'Agropoli per 1-0, quarta vittoria consecutiva del Cerignola. Ciò dice che la cura Feola è stata una cura provvidenziale. Questo Cerignola ha totalizzato ben 12 punti nelle ultime 4 partite e si sta avvicinando alla vetta della classifica e soltanto ad alcuni punti dalla zona play-off. E vedremo che cosa succederà nel proseguo del campionato. È il momento del calcio a 5, il SIM Manfredonia Calcio a 5 che milita nel campionato nazionale di Serie A2 ha ottenuto un pareggio sabato fuori casa in San Michele di Bari, proprio contro il San Michele di Bari. Bene, un pareggio per 3-3, eravamo passati in vantaggio con Dani Aguilera nella prima fazione di gioco al 6° minuto, poi dopo qualche minuto hanno accorciato le distanze i padroni di casa, si va negli spogliatoi su uno 0-0, inizia il secondo tempo, un 1-2 micidiale da parte della SIM Manfredonia Calcio 5, sempre con il solito Dani Aguilera e poi Gaku per il terzo gol. Poi vi sono stati degli errori difensivi da parte della SIM che hanno concesso al San Michele di accorciare le distanze, quindi sul 3-2 e poi il 3-3. Abbiamo anche scheggiato una traversa con Gesè. Abbiamo purtroppo pareggiato, dico purtroppo perché la SIM Manfredonia Calcio 5 avrebbe potuto tranquillamente vincere questa partita, visto che era evidente anche la differenza tecnica con gli avversari di turno. Probabilmente siamo stati un po' poco precisi sotto porta, forse un po' troppo leziosi, ma tanto ha inciso probabilmente anche il terreno di gioco, non in parquet ma in cemento, e quindi i rimbalzi e il controllo del pallone non era affatto agevole. Si scivolava tantissimo, una squadra ostica il San Michele, molto fallosa, hanno totalizzato 5 falli al primo tempo, molta aggressività, molto pressing alto. Il pareggio della SIM rinviene proprio da alcuni errori difensivi macroscopici, quindi, e poi
a volte in avanti sciupiamo tantissimo e speriamo che la squadra possa essere quanto prima rinforzata. Secondo i rumors dovrebbero arrivare un paio di giocatori e speriamo che arrivino quanto prima per dare manforte a questa squadra. Oggi invece si disputerà una partita importantissima, Real Rogit contro Assoporto, seconda contro prima in classifica, il Real Rogit che affronteremo sabato prossimo alla Palace Caloria in una partita vincente, in una partita bellissima, dove speriamo che gli spalti siano strapieni, stracolmi ad incitare la Sim che, battendo con i dovuti scongiuri la Real Rogit, chiaramente guadagnerebbe posizioni di classifica. Sentiamoci a tal proposito l'intervista che mi è stata rilasciata alla termine della gara da mister Massimiliano Monsignori. Allora, mister Monsignori, è appena terminata la partita contro il San Michele, è terminata 3-3, e peccato, una vittoria che era portata di mano, invece poi al secondo tempo abbiamo subito il ritorno degli avversari. Abbiamo fatto una buonissima partita a mio parere, l'avevamo pensata così e i ragazzi sono stati bravi a realizzarla e l'abbiamo condotta secondo me bene. Siamo andati in vantaggio 1-0, abbiamo pareggiato su una bellissima giocata loro, di Geno che ha fatto un gran gol. Poi abbiamo continuato a creare occasioni su occasioni, devo dire il portiere avversario Bertoli ha fatto una partita veramente straordinaria, complimenti a lui. Ciò nonostante siamo riusciti ad andare sul 3-1 e lì avremmo potuto e dovuto gestire meglio la partita, perché sul 3-1 abbiamo preso il gol del 3-2, il gol del 3-3 su delle nostre ingenuità, sulle quali chiaramente dobbiamo lavorare. Siamo una squadra che ancora fa fatica a liberarsi di questi, di questi piccoli errori che poi nella partita risultano essere determinanti. Però anche sul 3-3 la squadra ha continuato a creare, abbiamo veramente, il portiere avversario si è superato, abbiamo preso a traversa, siamo andati a tu per tu con il portiere un paio di volte, quindi abbiamo comunque creato i presupposti per vincerla comunque. Però in quei due frangenti dobbiamo lavorare su quelle sbavature che rischiano poi di pregiudicare i risultati delle nostre prestazioni. Ecco mister, sul 3-3 abbiamo avuto anche delle opportunità per passare in vantaggio, però siamo stati un po' leziosi, forse ci siamo attardati nel passaggio finale. Ma è difficile giocare in questo campo, Antonio, perché è un campo molto particolare, perché è un campo molto lento, la palla scorre con difficoltà e spesso rimane sotto i piedi dei giocatori, e questo probabilmente ci ha tolto quel mezzo tempo di gioco che magari no, in certe circostanze sarebbe stato utile. Però devo dire, nella fase offensiva, nella produzione offensiva delle azioni da gol, oggi veramente abbiamo creato veramente tanto. Avremmo potuto, concordo con te, realizzare di più, però oggi c'è da fare veramente tanti complimenti al portiere della squadra avversaria. Abbiamo sentito mister Massimiliano Monsignori, complimenti ai propri ragazzi, evidentemente non si poteva fare di più. Certamente ha evidenziato che il campo non ha certamente agevolato le giocate dei nostri difensori, ma io sono dell'avviso che a questa squadra manchi un terminale offensivo importante e diciamo che segni con regolarità più gol di quelli che abbiamo segnato fino ad oggi. Abbiamo una media punti inglese importante, probabilmente siamo stati sfortunati in qualche partita e abbiamo perso qualche partita veramente nei minuti finali facendo degli errori difensivi eclatanti. Ci saremmo trovati certamente più in alto in questa classifica, ma se dovessero arrivare gli elementi giusti questa squadra può certamente guadagnare altre posizioni di classifica. È il momento del basket, è incappata in una brutta sconfitta casalinga la SSD Angel contro la New Monopoly Basket per 55-83, una partita che il New Monopoly ha sempre condotto in vantaggio nelle quattro frazioni di gioco che si sono disputate ieri al Palace Caloria, gremito, tanti a seguire
che hanno affetto nei confronti della SSD Angel Basket, compreso il sottoscritto. Beh, che dire, è stata una bella partita, più che per il Monopoli che per la SSD Angel Basket. L'avversario di turno ha mostrato di avere qualità tecniche certamente superiori rispetto alla SSD Angel Basket, che comunque annovera una defezione importante, mezza roba, che si è in pratica infortunato, e poi tanti giocatori che non erano in perfetta condizione. La differenza l'ha fatta il maggior spessore tecnico della squadra avversaria, costruita per vincere il campionato di Serie C Gold. Non a caso ha battuto anche la Palmimaro Molfetta, e quindi è una squadra che certamente è stata, dovrà, quasi probabilmente vincerà il campionato di basket. Non era assolutamente facile batterla, hanno mostrato grandi qualità e grande precisione, in particolar modo nelle triple, nei tiri da tre. Avevano a disposizione forza, altezza, velocità di esecuzione, e quindi è purtroppo una sconfitta ineccepibile. Speriamo che la SSD Angel Basket possa riscattarsi quanto prima. Per concludere, è il momento della pallavolo di Manfredonia, la squadra maschile che disputa il campionato di Serie D. La Webin Volley di Manfredonia ha battuto il Santeremo per 3-7-1 ed è ad 11 punti in classifica. La Volley Club Manfredonia, squadra femminile che milita nel campionato di prima divisione, ha battuto la New Axia Volley per 3-7-2, quindi due punti importanti per le ragazze di Manfredonia. E con questo abbiamo concluso la nostra rubrica settimanale Il Punto. Antonio Castriotta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo punto.